Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura, ci occupiamo del bollettino odierno dell'emergenza coronavirus. 32 nuovi positivi nella nostra regione dopo la verifica sui tamponi. Decessi salgono a 300, a 232, ma continua il trend in discesa di ricoverati e di pazienti in terapia intensiva e non intensiva. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Con 32 nuovi casi accertati nelle ultime ore sale a 2.245 il totale dei pazienti affetti da Covid-19 in Abruzzo. 8 i decessi più recenti che portano il bilancio delle vittime a 232. I nuovi casi sono emersi dalle analisi eseguite dal laboratorio della ASL di Pescara, centro di riferimento regionale per l'emergenza, dall'Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall'Università di Chieti, su un totale di 985 tamponi. Il 3,2% dei campioni è risultato positivo. Nella giornata di ieri i positivi erano stati 53 su un totale di 552 tamponi analizzati, 9,6%. Nel numero di casi positivi sono compresi anche 232 morti. 345 meno 6 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 52 meno 2 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 1.403 più 30 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Aumentano i guariti che sono 213 più 2 rispetto a ieri, 173 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 40 che hanno risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 20.935 test. Del totale dei casi positivi, 228 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, più 8 rispetto a ieri, 469 alla ASL Lanciano Vastocchieti, più 4, 947 alla ASL di Pescara, più 18 e 601 alla ASL di Teramo, più 2. Sono state prorogate fino al prossimo 19 di aprile le zone rosse in Abruzzo. La novità di questa ordinanza viene rappresentata da Picciano, primo comune ad essere dichiarato fuori da queste zone speciali. A Castiglione Messer Raimondo il sindaco si dice fiducioso dopo il confronto avuto con il capo della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli ed annuncia il primo concittadino guarito dal Covid-19. Il servizio di Stefano Recanati. Con l'ultima ordinanza, la numero 35, firmata la vigilia di Pasqua, il presidente della giunta regionale Marco Marsilio ha di fatto prorogato le zone rosse della Valfino e dell'Area Vestina fino al prossimo 19 aprile, con la novità Picciano. Infatti, il piccolo comune della provincia di Pescara, ai confini con Penne ed Elice, è stato escluso dalla nuova proroga, dove comunque restano in vigore le regole dettate dall'ultimo DPCM. Io voglio ringraziare i cittadini che hanno capito la gravità del problema. E quindi io come sindaco mi sono adoperato notte e giorno con il megafono a cercare di farli capire che dovevano rimanere in casa, di uscire solo per motivi esigenti, seri. Volevo solo chiarire una cosa, che noi non avevamo fatto nessuna richiesta per entrare nella zona rossa, ma con una relazione della ASL ci hanno inserito nella zona rossa e con i numeri che la ASL ha constatato, evidentemente hanno ritenuto giusto e opportuno i tecnici di tirarci fuori, da oggi siamo fuori dalla zona rossa. Adesso mi auguro che lo Stato, il governo, la regione possa intervenire con risorse importanti per dare una mano a tutte queste attività che avevano fuori da Picciano, che non hanno potuto riaprire, che non hanno potuto lavorare per diverso tempo. Restano, come detto in precedenza, attive le norme restrittive per gli altri comuni delle zone rosse, tra cui Castiglione e Messer Raimondo, uno dei centri più colpiti della regione. Proprio il sindaco di Castiglione, Vincenzo D'Ercole, ha ricevuto nei giorni scorsi la chiamata del capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Il capo della Protezione Civile Nazionale si è sincerato della situazione del mio comune e di tutta la Valfino. Abbiamo parlato un attimo dei numeri dei contagi e dei deceduti e in più, nella stessa chiamata è stato coinvolto anche il responsabile regionale della Protezione Civile, Silvio Liberatore, il dottor Liberatore.
con il quale il capo nazionale si è confrontato sulle strutture ospedaliere che sono sul territorio, e in più il capo della protezione civile ha dato la massima disponibilità per qualsiasi problematica sia mia che dei sindaci vicini. Sì, sicuramente sia i tamponi che appena sarà disponibile anche l'analisi serologica per capire appunto chi si è immunizzato e chi invece non ha avuto il virus, quindi entrambe le analisi che chiediamo per tutta la popolazione. La proroga delle zone rosse fino al 19 di fatto mantiene in vita ancora tantissimi dubbi per quanto riguarda le aziende e di conseguenza i tanti lavoratori che ormai da più di un mese sono fermi perché impossibilitati ad uscire dai paesi. Ci sono più problematiche da affrontare, oltre alle aziende come ha detto lei, ma il problema è anche appunto di quei lavoratori che non sono potuti uscire dalla zona rossa, che in qualche modo dovranno essere indennizzati. Ma mi auguro che non avremo più cattive notizie, quindi nuovi positivi, di nuovi decessi in quest'area, così da poter piano piano iniziare a riaprirci e a tornare verso una lenta normalità. Infine, pochi minuti fa è stato lo stesso sindaco, tramite un post su Facebook, a condividere la notizia del primo cittadino guarito a Castiglione Messerremondo. Adesso continuiamo a parlare di zone rosse, ma ci occupiamo di quella di Ortona. Il sindaco di Ortona, Leo Castiglione, è intervenuto sull'ANSA in risposta alle polemiche politiche che hanno accompagnato la proroga della zona rossa per la contrada di Villa Caldari. Castiglione ha evidenziato in particolare di aver sempre utilizzato lo stesso metro di giudizio basato sui dati a disposizione della diffusione del virus a Caldari nelle diverse note inviate alla regione per chiedere l'istituzione della zona rossa sollecitata dagli stessi residenti e per valutare l'opportunità o meno di una sua proroga. L'ultima nota dello scorso 11 aprile, dice Castiglione, è stata inviata in prossimità della scadenza della zona rossa e sulla base dei dati in possesso in quel momento, che fotografavano una situazione ferma su Caldari, con l'ultimo riscontro di positività arrivato il 28 di marzo. Queste le parole di Castiglione. Poi nel tardo pomeriggio di sabato sono state notificate nuove positività e tra queste una anche su Caldari. Quindi al momento della mia valutazione, dice ancora il primo cittadino, i dati in possesso giustificavano la richiesta di non proroga della zona rossa e questa non voleva illudere nessuno. Poi la regione, sulla base della relazione della ASL, ha preso una decisione diversa, appunto, di prorogare la zona rossa. Voglio sottolineare, dice ancora Castiglione, che nell'affrontare questa emergenza abbiamo sempre lavorato con il costante confronto con le istituzioni preposte e mai abbiamo rivolto polemiche o strumentalizzazioni politiche rispetto alle decisioni prese a qualsiasi livello. Secondo Castiglione, le esternazioni a cui si sta assistendo in queste ultime settimane sono frutto di polemiche strumentali di rappresentanti politici locali che sfruttano la situazione d'emergenza per interessi personali. Castiglione ha anche annunciato che, come ribadito in Consiglio Comunale, l'amministrazione sta lavorando nel predisporre la variazione al bilancio comunale, con cui, conclude, attiveremo un fondo per aiutare famiglie e piccole partite IVA, un lavoro che abbiamo chiesto di condividere con le opposizioni, e ringrazio, dice ancora Castiglione, che ha accettato di impegnarsi per il bene di Ortona. E noi proseguiamo parlando adesso di turismo. L'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo ha illustrato le richieste poste al ministro Franceschini per dare sostegno al comparto del turismo in vista della stagione estiva, condizionata chiaramente da questa emergenza e dall'attuale lockdown. Vediamo il servizio. Abbiamo presentato al Ministro un pacchetto di proposte concrete da poter inserire all'interno dei vari DPCM, soprattutto in quel che si sta programmando, il famoso decreto di aprile, che dovrebbe essere di prossima approvazione. Abbiamo ribadito alcuni concetti che vanno dalla liquidità che serve e soprattutto da quella che è il cosiddetto interventi a fondo perduto, cioè in conto capitale, perché molte delle aziende che sono state colpite non hanno la capacità di riaprire i battenti.
una serie di indicazioni che il ministro ha fatto proprio e che ci ha garantito che verranno portate all'attenzione del prossimo Consiglio dei Ministri. Abbiamo poi chiesto interventi che vanno dalla tassa di soggiorno a quella che potrebbe essere, che deve essere la prossima stagione estiva, cioè il famoso bonus vacanze, cioè quella possibilità che viene data, siccome si parla di turismo regione per regione, se non Italia su Italia, di dare ai nostri concittadini che viaggiano di avere il riconoscimento di un abbattimento o fiscale o alla stessa azienda per poter far circolare meglio diciamo, i nostri concittadini, tenendo conto che molti hanno perso il posto di lavoro, molti non hanno più quella capacità economica che hanno che avevano negli anni passati. Siamo entrati nei dettagli per quanto riguarda i lavoratori stagionali, che sono lavoratori sui generis, perché lavorano solo in alcuni periodi dell'anno, quindi è difficile anche diciamo, la loro individuazione, quindi bisogna fare un lavoro per trovare quelli che lo scorso anno hanno lavorato, quindi cercare di dare quello, così come abbiamo chiesto che la tassa di soggiorno venga indirizzata al mantenimento presso le aziende che in questo momento sono quelle che hanno avuto danni rispetto a delle prestazioni di comuni che non danno. Su questo diciamo che abbiamo avuto molto parere favorevole da parte del Ministro. Su altri due argomenti su cui teniamo in maniera particolare, il Ministro ha avuto qualche perplessità, cioè l'abbattimento dell'IMU, l'azzeramento del pagamento dell'IMU che abbiamo chiesto per il 2020, la riduzione del 60% del 2021 e del 30% per il 2022. Il Ministro ha avuto si deve confrontare all'interno del Consiglio dei Ministri, perché chiaramente questo indebolisce i comuni e quindi bisogna capire poi come far recuperare ai comuni. C'è l'altro argomento che a noi interessava, quello del riconoscimento dello stato di crisi. Anche su questo il Ministro ci ha detto che nutre perplessità, in quanto tutti gli altri comparti hanno chiesto anch'essi lo stato di crisi, e comunque lui ritiene che oggi si sta legiferando che con una normativa emergenziale, quindi si va al di fuori di quelle che sono il rispetto dei regolamenti europei e del rispetto del patto di stabilità e del deficit, per cui ritiene che sia una richiesta difficilmente accoglibile. Noi invece su questo puntiamo molto, perché questo ci dà la possibilità di aprire eventi che colmano una serie di lacune che coprono vari comparti. Noi vogliamo cominciare a ragionare sulle linee guida che ci devono portare alla riapertura, perché purtroppo non avremo più riaperture al 100%, ci avranno riaperture con delle prescrizioni. Ecco perché sono necessarie le linee guida, bisogna capire come arrivare alla riapertura. E a proposito di riapertura di cosiddetta fase 2, la FIOM CGL Abruzzo e Molise ha scritto una lettera aperta ai presidenti delle due regioni per chiedere misure concertate che affrontino la riapertura delle attività produttive quando il governo darà il via appunto alla cosiddetta fase 2. Vediamo il servizio. La FIOM CGL Abruzzo e Molise invoca un coordinamento fra le due regioni per non farsi trovare impreparate alla riapertura delle attività produttive che, salvo proroghe, è prevista per il 4 di maggio. Il sindacato ha scritto una lettera aperta ai due presidenti di regione, Marco Marsilio e Donato Toma, affinché appunto ci sia un coordinamento che, salve le prerogative del governo sulla decisione della ripartenza, possa mettere in atto le giuste strategie per evitare che ci siano problemi alla riapertura delle attività produttive. Le due regioni vengono da un lungo periodo di commissariamento nella sanità, terminato per la regione Abruzzo, mentre ancora in essere per la regione Molise. Poi c'è una geografia che è fatta da tanti piccoli centri, da dove ogni giorno partono e tornano migliaia di lavoratori, che pone il tema dei trasporti. Ci sono grandi industrie a partire dalla Sevel in Abruzzo oppure dallo stabilimento FCA di Termoli per la regione Molise. È dunque necessario, secondo la FIOM CGL, che le due
regioni si seggano allo stesso tavolo per coordinare gli interventi. Una ripartenza che non tenga conto di tutte le variabili, dice la FIOM CGIL, rischia di vanificare tutti gli sforzi e sacrifici fatti fino ad ora dalla popolazione e dalla sanità che sta cercando di combattere il virus. Riteniamo altresì importante che tutto quanto questo debba avvenire attraverso una programmazione precisa da parte degli enti, soprattutto per quanto riguarda il sistema dei trasporti. Immaginate che solo la riapertura della Sevel e dell'FCA di Termoli coinvolgerà circa 18.000 persone. Immaginate quindi che significa questo. Significa un coinvolgimento di una massa di popolazione enorme per le nostre due regioni. E immaginiamo anche soprattutto che cosa può dire praticamente garantire il servizio pubblico alle persone che dovranno raggiungere il posto di lavoro. Sappiamo che questo è un punto nevralgico della discussione e sappiamo che debba essere affrontato, così come sappiamo che c'è un problema anche dal punto di vista, diciamo, sanitario, e che anche questo debba essere in qualche modo garantito nel momento in cui si va a fare una scelta di questo genere. Quindi noi abbiamo pensato di coinvolgere immediatamente le due regioni per far sì che tutto quanto quello che il governo sta programmando, e quando il governo deciderà di far ripartire realmente le attività produttive, le regioni siano pronte a dare una risposta per garantire la sicurezza dei lavoratori. E ci sono alcune attività che hanno già riaperto grazie alla possibilità offerta dal governo, tra queste appunto le librerie che noi adesso andiamo a vedere a Lanciano, quasi tutte aperte le sei librerie della città frentana. Alcune si erano anche organizzate negli ultimi giorni per fare le consegne a domicilio. Per le librerie specializzate in articoli religiosi, invece, la stagione dei pellegrini al miracolo eucaristico di Lanciano può considerarsi già conclusa. Vediamo il servizio. Hanno riaperto in un giorno di pioggia le librerie a Lanciano. Nelle 5 settimane di chiusura, disposta per il contenimento del contagio da coronavirus, qualcuno si era anche organizzato con le consegne a domicilio, come ha fatto Alessandro Bianco della libreria Regina Pacis, specializzata in articoli religiosi. Sì, noi abbiamo riaperto questa mattina con orario ridotto dalle 9 alle 13 e poi pomeriggio facciamo solo 3 ore, ma sono almeno 10 giorni che facciamo consegne a domicilio su tutto il territorio di Lanciano e cerchiamo così di andare incontro ai nostri clienti che ci hanno saputo aspettare e che soprattutto ci hanno dimostrato anche in questo periodo con telefonate e messaggi affetto e solidarietà. Naturalmente chiediamo ai clienti di entrare muniti di mascherina e di guanti, altrimenti li forniamo noi all'occorrenza. Naturalmente non più di una persona per volta, cercando di mantenere la distanza di 1,80 m, anche per quanto riguarda i pagamenti, e cerchiamo anche di fare pagamenti con POS e Bancomat per evitare appunto di toccare i contanti, e chiediamo anche ai clienti di entrare ed uscire da due zone diverse, diciamo, stesso ingresso, però fare il corridoio in maniera differente proprio per evitare un contatto fisico. Noi ci siamo felici di questa riapertura e speriamo anche che gli aiuti economici promessi dal governo nazionale siano celeri, perché siamo stati 5 settimane fermi e quindi tutto il peso di questa chiusura lo sentiamo sulle spalle. Io saluto anche tutti i librai di Lanciano che hanno deciso di riaprire, sono molto felice per loro perché ci siamo sentiti e tenuti in contatto in questi giorni, quindi anche questa mattina ci siamo augurati buon lavoro a vicenda e quindi un abbraccio virtuale a tutti. Non solo libri, anche souvenir per i pellegrini del santuario del miracolo eucaristico di Lanciano, provenienti per lo più dall'estero. La stagione, afferma Bianco, può essere considerata conclusa. Quanto pesa l'assenza dei pellegrini del miracolo? Pesa molto, perché oggi siamo a 2 giorni da Pasqua e io l'anno scorso a quest'ora avevo il negozio pieno soprattutto di turisti che, ripassando da Roma o dai santuari del sud e del centro Italia, venivano a Lanciano al miracolo eucaristico. Nel mese di marzo ne avremmo visti sicuramente tantissimi e ci auguriamo di rivederli l'anno prossimo, perché ormai la stagione turistica è andata e soprattutto non c'è possibilità di ingresso in Italia, quindi dall'estero la maggior parte dei gruppi che arrivavano per un anno intero penso che non li vedremo.
Ciò che è stato promesso a sostegno di liberi professionisti e partite IVA stenta ad arrivare. Secondo il Movimento Autonomi e Partite IVA, le misure varate dal governo sono insufficienti e molte attività rischiano di chiudere i battenti. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Si leggono tra tanti commenti e vari appelli su Facebook di gente che è al collasso. Non sa più se avrà la possibilità di riaprire. C'è un rischio concreto di chiusura e le chiusure, come si sa, per tutti gli autonomi e le partite IVA, poi non sono mai a costo zero. Bonus di 600 euro, prestiti agevolati con garanzia dello Stato e posticipazione di alcune scadenze. Queste le misure contenute nei decreti Cura Italia e Liquidità a sostegno di lavoratori autonomi, professionisti e partite IVA. I provvedimenti però rischiano di essere inadeguati e finora, denuncia il Movimento Autonomi e Partite IVA, non sono stati nemmeno applicati. Le misure sono totalmente insufficienti, intanto perché al momento sono soltanto annunci. Si è parlato per tanti versi di aiuti di un 600 euro per gli autonomi e le partite IVA che ad oggi non arrivano. Mi auguro che arrivino a breve. Questa disponibilità al credito, che per il momento è solo una promessa, diciamo così, anche perché il vero accesso al credito completo non c'è stato. In questo senso noi ci sentiamo totalmente discriminati in base a un'appartenenza di categoria. Si è parlato anche di rimandare le spese di luce, acqua e gas, ma il governo le ha rimandate fino al 13. Rimandare una spesa non è un aiuto, perché poi ci troveremo a pagare tutta una serie di cose insieme. Quindi parlavamo delle bollette piuttosto che dei contributi, piuttosto che delle tasse. Abbiamo chiesto un dialogo al governo che non c'è stato. Nel 2018 in Italia si contavano 4,6 milioni di partite IVA, un primato europeo conteso con la sola Grecia. 2 milioni e mezzo gli indipendenti costretti al blocco della propria attività a causa della quarantena. Secondo uno studio Svimez, il lockdown ha mandato in fumo 25 miliardi di fatturato e 4 di redditi. Noi chiediamo realisticamente che, così come abbiamo già chiesto, che il governo intervenga con almeno 1.000 euro mensili da marzo ad agosto, proprio per darci questa possibilità, un'indennità alimentari per mancati incassi da coronavirus, che vale per tutti, così come l'affitto e le utenze, che siano accollati dallo Stato proprio per questo periodo di chiusura obbligatoria, proprio perché c'è stata una riduzione dei ricavi concreti. Questa agevolazione al credito bancario garantito dallo Stato, io, così come noi abbiamo fatto, lo chiediamo ad alta voce, perché ci sia una concessione seria da parte dello Stato. Ci deve essere un'abolizione di una tassazione per le piccole partite IVA, cioè fino a 100.000 euro. La Procura ha aperto un fascicolo sul caso della Casa di Cura San Raffaele di Sulmona, struttura privata convenzionata, dove si sono registrati una quarantina di casi di positività tra degenti, personale sanitario e parenti. Le attenzioni degli inquirenti si stanno concentrando su quella che viene considerata la paziente zero, una donna proveniente da una struttura sanitaria di Bergamo, poi ricoverata nella casa di cura ed infine trasferita all'ospedale di Chieti, dove è morta dopo essere risultata positiva al coronavirus. Su delega dell'autorità giudiziaria, i carabinieri del NAS di Pescara hanno sequestrato le cartelle cliniche della donna sia nella clinica San Raffaele sia all'ospedale di Sulmona, dove la paziente era stata ricoverata alcuni giorni. Il sostituto procuratore Stefano Iafolla aveva ipotizzato inizialmente, oltre al reato di epidemia, quello di lesioni personali, poi divenuto omicidio colposo con il decesso. Problemi si registrano in molte RSA e case di riposo private abruzzesi. In tal senso le 4 ASL sono impegnate in un monitoraggio costante. La Prefettura di Teramo rende noti i dati sulle multe e sui controlli effettuati dalle forze dell'ordine sul territorio della provincia nel giorno di Pasquetta, cioè ieri. 897 le verifiche e 87 le contravvenzioni effettuate, utilizzati anche i droni dei vigili del fuoco. I casi più curiosi sono avvenuti a Giulianova. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli.
Teramani, abbastanza rispettosi delle misure di contenimento previste dal decreto Conte durante queste feste pasquali. Abbastanza, perché ci sono stati diversi furbetti, quelli che non hanno saputo rinunciare al pranzo insieme agli amici o quelli che non hanno proprio resistito a farsi una passeggiata lungo la spiaggia o addirittura il primo bagno della stagione. I dati diffusi dalla Prefettura di Teramo sull'attività delle forze dell'ordine sulle strade dell'intera provincia nella sola giornata di Pasquetta parlano di 87 multe effettuate su 897 verifiche, controllati anche 226 esercizi commerciali, 4 dei quali sono stati multati. Teramo città, maglia bianca con 0 sanzioni, un capoluogo completamente deserto dove i cittadini hanno dimostrato una grandissima serietà nel rispettare le regole. Ad aiutare le forze dell'ordine questa volta ci sono stati anche i droni dei vigili del fuoco che hanno sorvolato soprattutto i comuni costieri. Controllo accurato per esempio a Silvi, a partire dal lungomare, per poi proseguire con i parchi giochi e con la frazione di Pianacce, per concludere con il centro storico di Silvi Alta. Il lavoro effettuato ha portato alla contestazione di 4 verbali a persone intente a passeggiare senza valido motivo. I droni hanno sorvolato anche Alba Adriatica e Tortoreto, il litorale era deserto, scongiurati i rientri nelle doppie case e sono state fatte solo poche contravvenzioni. A Giulianova i casi più curiosi. Intanto un gregge di pecore che passeggiava indisturbato sulla statale 80, il proprietario di un albergo-ristorante a Lido che aveva invitato degli amici a pranzo e un armatore che aveva preso il largo. Restiamo a Teramo, un agente di polizia penitenziaria è stato colpito alla nuca nella giornata di ieri da un detenuto psichiatrico. A denunciare l'accaduto è il sindacato di polizia penitenziaria Sappe, che evidenzia come lo stesso detenuto si sia reso responsabile già in passato di analoghi gesti e chiede ancora una volta che l'uomo sia allontanato dal carcere teramano di Castrogno. È una vergogna, dichiara il segretario provinciale del Sappe, Giuseppe Pallini, che l'amministrazione centrale, benché più volte sollecitata in merito, non abbia ritenuto di trasferirlo in altra sede penitenziaria, compromettendo così l'incolumità della polizia e l'ordine interno al carcere, in particolar modo in questo periodo di emergenza. Milioni di utenti in tutto il mondo stanno mettendo a disposizione il proprio computer per contribuire a diversi progetti di ricerca, tra cui quello su un vaccino per il Covid-19. Sentiamo di più nel servizio. Bastano un computer e una connessione internet per contribuire alla ricerca sul Covid-19. Si tratta del progetto Rosetta, tramite cui è possibile mettere a disposizione dell'Università di Washington la potenza del processore del proprio PC, così da contribuire a diversi progetti, tra cui ultimamente quello che mira a individuare un vaccino per il coronavirus. È fondato sul calcolo distribuito. Quindi ogni utente può mettere a disposizione di questo progetto il proprio PC per effettuare delle elaborazioni. Le elaborazioni riguardano la previsione tridimensionale delle proteine, e questo studio sull'elaborazione tridimensionale serve nella maggior parte delle cure delle malattie più note. Ognuno con la propria piccola potenza dà quella goccia in più nel progetto, e milioni di gocce fanno sì che la potenza di calcolo sia enorme rispetto a ciò che potrebbero fare loro con 10-100 PC. In questo caso è come se loro stessero lavorando con migliaia, se non milioni di PC in quest'ultimo periodo. E in pratica è semplice, perché è sufficiente installare un piccolo programma che si chiama Boink, che è la piattaforma su cui gira tutto il progetto. Non occorre chissà quale computer, né che questo rimanga sempre acceso. Secondo i tecnici informatici, mettere a disposizione il proprio computer non comporterebbe alcun rischio riguardo privacy e sicurezza informatica. Non c'è nulla di insicuro, perché il programma semplicemente si connette sui server dell'Università di Washington e acquisisce delle work unit, che sono queste elaborazioni. Le acquisisce, le scarica e inizia a elaborare. Intanto utilizza un canale ufficiale e non vengono aperte porte in ingresso sul PC, quindi è un qualcosa che controlliamo noi dal nostro software e basta. Oltretutto non può essere sfruttato esternamente, perché è un canale chiuso con l'Università di Washington e basta.
Il progetto su scala mondiale comprende centinaia di milioni di utenti. In quest'ultimo mese si è centuplicato il numero degli utenti, quindi sono diventati diversi milioni. Con la sospensione del mondo delle attività del mondo dello sport a causa dell'emergenza sanitaria sono in crisi anche i centri ippici che hanno costi fissi imprescindibili per nutrire ed accudire i cavalli. L'istruttrice Margherita De Nardis dice: andiamo avanti soltanto per amore degli animali. Vediamo il servizio. Coronavirus totalizzante che non conosce limiti né barriere, che coinvolge senza distinzione ogni categoria. Con la sospensione del mondo dello sport a causa dell'emergenza sanitaria sono in affanno anche i centri ippici che hanno costi fissi imprescindibili come quelli per l'acquisto di fieno, paglia e poi le cure veterinarie, tutto ciò che è necessario per accudire cavalli e pony. Un sistema che se non vede più cavalieri e amazzoni in sella non può fermarsi nell'accudire cavalli. Cavalli che hanno bisogno di cibo e di sgambate, di amorevoli cure che sono vera e propria vocazione. A Mozzagrogna il circolo ippico Cavalli e Natura conta 30 cavalli di proprietà e 56 agonisti, giovani di tutte le età, ora a casa. L'istruttrice Margherita De Nardis. Ovviamente l'impegno è grandissimo perché i cavalli sono molti, però abbiamo scelto di farlo e quindi ogni giorno ci prendiamo cura di loro. Ovviamente in questo periodo il circolo non sta avendo entrate, quindi diciamo che è impegnativa la cosa, quindi da parte dello Stato ovviamente sarebbe cosa graditissima ricevere un aiuto, però insomma noi ce la mettiamo tutta per farcela con tutte le nostre forze, perché comunque meritano questa cura. Il presidente della FISE Marco Di Paola ha manifestato la necessità di interventi economici per il sostegno dei circoli ippici affiliati e aggregati alla Federazione Italiana Sport Equestri. Si chiede al governo l'esenzione temporanea dell'IVA su mangimi, fieno, trucioli, prodotti veterinari, l'agevolazione relativa al versamento di contributi previdenziali per le ASD e l'accesso a un'erogazione rapida di un prestito senza interessi o grazie al credito sportivo, un mondo che rischia di collassare e che si tiene ancora in piedi solo per amore e tra mille sacrifici. Quanti allievi hai? Una cinquantina di ragazzi che, poverini, attendono di tornare il prima possibile, infatti cerchiamo di intrattenerli in tutti i modi con video continuamente che arrivano nelle loro case e li fanno sentire vicini ai loro amici pony. Il Pescara Calcio sulla sua pagina di Twitter ha ricordato oggi, a 8 anni dalla tragedia dello stadio Adriatico, il giocatore del Livorno Piermario Morosini accasciatosi sul manto erboso dell'impianto abruzzese nel corso della gara Pescara-Livorno del 14 di aprile del 2012. Impossibile dimenticare, lo leggete, eccolo qui. Il tweet di impossibile dimenticare quel giorno, Moro sempre nei nostri cuori. La frase, accompagnata da un ritratto dello sfortunato giocatore a Morosini, è stato intitolato il settore ospiti della curva sud dello stadio Adriatico Giovanni Cornacchia. Dal mondo dello sport, nuovo messaggio di speranza all'insegna del sorriso. Dal campione del mondo Fabio Grosso all'ex fuoriclasse del Pescara Leo Junior, in tanti hanno voluto portare il loro saluto sui social. Vediamo come nel servizio. Nuova iniziativa sull'asse Dino Zampacorta Piero Mazzocchetti, all'insegna della musica, del sorriso, per lanciare un messaggio di fiducia e di speranza. Sportivi del passato e del presente, abruzzesi o legati alla terra d'Abruzzo, hanno raccolto l'invito e partecipato ad un nuovo video, da Eusebio Di Francesco a Jarno Trulli, da Giacomo Di Cara a Roberto Bosco, da Tonio Liuzzi a Morgan De Sanctis, da Giulio Ciccone a Gianluca Colonnello, fino ai campioni del mondo Massimo Oddo e Fabio Grosso e Leo Junior con il suo saluto dal Brasile. Il tutto corredato dal celebre brano di Albano e Romina, Ci sarà, e da uno slogan che rende orgogliosi gli abruzzesi, No Sem No. Dopo tutto il male che c'è nel mondo, Ci sarà, la tua onda più bianco vestita di bianco, Ci sarà, anche un modo più umano per dirsi ti amo.
semenu. Nu 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 semenu. Gente abruzzese, un grosso saluto da Rio de Janeiro, dalla parte mia, dalla mia famiglia. Speriamo che questo momento possa passare più veloce possibile, così possiamo rincontrarci. Un abbraccio a tutti. Emozioni uniche, ricordi indelebili. Mando un abbraccio grandissimo a tutti, complimenti per il video. Buona Pasqua e mi raccomando, continuiamo a rimanere a casa perché sono convinto che presto potremo riabbracciarci tutti. Ciao ragazzi. E con questo servizio si chiude il TG6, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle ore 23, buona serata.